Ora noi vediamo l'ultimo esperimento, che consiste, sempre con il tubo aperto chiuso, nel far variare la lunghezza del tubo variando la posizione del tappo e mandando stavolta una frequenza arbitraria, non per forza una di quelle risonanti di prima. Quindi noi mandiamo una frequenza qualsiasi, sono 1338 Hz circa, e innanzitutto posizioniamo il microfono in un punto dove si misura una buona oscillazione di sovra e sottopressioni. Quella di prima? No, il microfono. Sistemiamo prima il microfono solo, in modo da trovare una buona zona di sovra e sottopressioni. Ecco, potrebbe essere questa. E adesso cominciamo a far arretrare il tappo e vediamo che qual era la prima posizione risonante, era questa. Vediamo quanto segna circa 96 centimetri, poi arretriamo ancora il tappo, il microfono rimane sempre fermo. Ecco, la seconda posizione risonante sta a 83 centimetri, il microfono rimane sempre fermo. La terza posizione sta a circa 70 e mezzo centimetri, grosso modo. Ecco, qua siamo a circa 57 e mezzo, 58 centimetri. Qua 44 e mezzo circa, 44 e mezzo. Circa 31 e mezzo, quasi 32. E qui siamo a circa 18 e mezzo, 19 centimetri. Quindi stiamo rendendo la lunghezza del tubo risonante, aggiustando lei risonante con la frequenza. E nel prossimo video vedremo poi tutti i calcoli teorici di questo esperimento.